Salve ragazzi, questo forse sarà uno dei miei video più difficili perché sappiate che vedrete tutto così, ma comunque. Bene, sappiate che per Natale mi hanno dato un nuovo computer e hanno deciso di metterlo sulla TV, quindi sarà un po' molto più difficile andare a fare quei video con la TV. Ma comunque, benvenuti a questo nuovo video. Allora, adesso iniziamo con il mistero del subspazio che nello scorso episodio abbiamo completato. Un livello che mi ha quasi fatto quittare. Di nuovo, sì, ricarico i dati. E adesso siamo all'ingresso del subspazio, ragazzi. Iniziamo. Ok, tutti i nostri team si sono uniti. Oh no! Che cosa sta spuntando? La nave del Signore S? Fun fact, oggi ho finito definitivamente Attacco on Salerno e andrà in premiere all'inizio del nuovo anno. Che sta caricando? Il mega laser che ha distrutto Salerno? Oh no! Che cosa vuole fare? Uff! Ma che cosa ci sono dei grattacieli? Bowser e Ganondorf! Quei due zozzoni vogliono distruggere tutto! Attenzione! Sta arrivando la nave di Meta Knight! Attenzione! Oh no, delle torrette fatte in CGI 4K 1080p. E attenzione, stiamo per andare proprio dalle torrette. Guarda, le evitiamo con queste torrette. RIP nave. La nostra nave sta per essere distrutta, infatti. Boom, esplode. Attenzione, le navi. Ovviamente far suonare la tua theme song in un momento epico o quasi alla fine è sempre bello. Comunque, raga, stiamo per andare. Kirby! Raga, Kirby era l'inizio di tutta la storia. E adesso sta per distruggere l'intera nave. Ganondorf e Bowser stanno per entrare nel subspazio. Oh no. Ok. Bene. E entreremo anche noi nel subspazio nelle nostre navicelle. Ecco che tutti entrano. Help. Raga, sta diventando troppo epica la situazione. Sono tutti qui, Dragon Ball GT, sono tutti qui per prendere a calci nel sedere, Master End. Aspetta. Ok, King Kong. Allora, sceglieremo i più forti, che sono ovviamente Captain Falcon, Mario, Snake e Rob. Ciao Robert. Bene, siamo pronti ragazzi per poter scioccare l'universo con. Raga! Sembra uno dei primi livelli. Oh no! Ed ecco, iniziamo con dei nemici che abbiamo incontrato quando ancora non eravamo nel subspazio perché ci piace. Dei primerang di me, ma potete. Ma potete. Oh! Li abbiamo già presi a calci nel sedere. Oh no! No, un livello a scorrimento, cacchio! Tutti noi vogliamo un posto per me, un posto specie, un girone dell'inferno dei cosi. Portare. Shit! Shit! Sto appena incastrato! Un trofeo! No! Non l'ho preso! Vabbè, io non mi sacrificherò per un trofeo. Sicuramente non mi sacrificherò per un trofeo. Dai, noi sopravviviamo. No, ma perché questi brividi possono saltare? Prendi in me, non potete saltare. Come fate a saltare? Come fate a saltare? Noi ce l'abbiamo fatta. Perché saltiamo su queste piattaforme fatte di sasso scuro. Ah, raga, il SAS è la forza più potente dell'intero universo. Ma che? Credo che stesse per partire una cutscene. E ovviamente ci prendono altri nemici che io abbiamo incontrato. Ecco.
Falcon Punch! Oh no, Falcon Punch! Io l'ho fatto una volta il Falcon Punch. Falcon Punch, Falcon Punch, Falcon Punch. Falcon Punch. Inoltre Ganondorf è semplicemente una copia di... Ok, ce l'abbiamo fatta, mi ha quasi messo fuori schermo. Io che cammino nelle strade del subspazio. Oh no! Ma quello era uno dei primissimi nemici che abbiamo affrontato. Vai Mario! No, il giganti! Dai Mario, ce la puoi fare contro Grip e tre primi di giganti. Boom, boom. Oh! Vai Mario! Ce la puoi fare, non ti vediamo da tempo, mio eroe. No! Di nuovo questi cosi giganti, ma quanti ce ne sono nel livello? Io non ho mai chiesto il livello in vita mia, quindi... soi fottutos. Raga, soi solamente fottutos. Comunque, raga, abbiamo completato due livelli impossibili per poter arrivare fino a questo. E sono fiero. Mi sa che però non li completeremo mai a questo punto, però. Io... stupido Jingus, ti ucciderò, stupido Jingus, guarda che Jingus ti ucciderò. No, Snake, non morire, Snake! Snake! Ora morirai! Vai, va, va! Oh no! Shit! Guarda, io te la faccio proprio a pezzi. Quella roba. Tu ne sai di mine, Snake. Boom! Ed ecco, continuiamo verso la strada della vittoria. Sta diventando nero. Oh merda. Ma che ca... Una porta! Ragazzi, sta diventando epico. Raga, dovrò usare il titolo, un titolo base di un arc per questo episodio. Tipo la situazione è estrema o la situazione si sta facendo interessante. Attenzione, Ganondorf appena... Master End! Sì! Sì! Dovrò usare il big reaction green screen per questo momento. Comunque, Master End, ragazzi! Attenzione, ma è bloccato da... Che cosa è bloccato? Tabù! Il boss finale è tabù. Attenzione! Cacchio! Master End si è liberato. È diventato anche lui un trofeo Ganondorf. Insieme a Bowser. Ma c'ha Raga, questo è un gioco Peggy 18? Ragazzi, no. Devo inventarmi un nuovo titolo. Devo usare il titolo di un arc. O prendo il titolo in un arco o mi sprengo le meningi per poter trovare un titolo bellissimo. Oh no! C'ha le ali della farfalla! No! Sono tutti diventati dei trofei. Uno ad uno, sono tutti diventati dei trofei. E quindi... Cacchio. Stanno per prendersi tutti i luoghi e li stanno per trasformare in un unico universo. Raga, questa è una minaccia più grande di Zero comunque. E quindi... Nove minuti comunque. Cioè, nove minuti di serietà, ragazzi! Raga, però come continuiamo a questa storiella? Raga, siamo al subspazio. Ragazzi, io non so quando è uscito il primo video di Super Smash Bros. Brawl, però io sono eccitato, ragazzi. Quindi, il castello di Dedede. Sì, ma non c'erano. Ricordiamoci che abbiamo finito il programma dell'estate con Super Smash Bros. Brawl con questa cutscene. Attenzione! Sono ritornati con i medaglioni di Dedede. Quindi sono loro i tre eroi che fermeranno Tabù.
che inoltre che lui non, che non è la, il coso, quello che ti vendevano con la blackface in pubblicità negli anni 80. Quindi, con chi partiamo? Partiamo con Kid Dede, poi Ness e poi con Luigi. Dai, andiamo, super team! Andiamo, il super team ce la farà. Quindi entriamo nel subspazio dove altri nemici che non è che siano così tanto bah. Però quanto è epica la musica comunque, non vorrei. No, già abbiamo perso il nostro punto forte del team. Abbiamo recuperato Samus. Ok, abbiamo già recuperato Samus. Mi sa che dobbiamo recuperare ogni membro del team perso. Ok. Raga, ma che ca... Ness! Lu no, 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 Lucas! Non riprenderti, Lucas! Lucas, ti recupererò! Ad ogni fatto... Ad ogni... Ad ogni cosa io ti recupererò dalle cose che ti hanno fatto. Ok. Bene. Bene. Ragazzi, io non ho mai avuto una sensazione così tanto. Attenzione! Ness salta! Cacchio! Se non fosse per questi cosi volanti che mi spingono giù, avremmo schivato con successo! C'è un tempo limite perché altrimenti non posso avere questi cosi volanti. Raga, mentre siamo inseguiti da cosi volanti recuperiamo un personaggio, uno che nemmeno mi ricordo come si chiamava. E passiamo al prossimo. Ragazzi, però questa parte sta diventando un po' facilotta, diciamo. O no, dobbiamo correre. Ci siamo ripresi Diddy Kong. Pure lui. Ok, Raya sta. Mario! Ben ritornato, Mario. Comunque, raga, questo è un labirinto. Forse era questo il. Welp, addio Ness! Se avessi 8 in tempo, raga, e che queste robe. Ok, per fortuna che King Dedede usa i suoi poteri di spawning per. Beh. Master End! Ok, proprio con una sola vita siamo riusciti. Bowser! Lo resuscitano. È tempo di una battaglia all'ultimo sangue. King Dedede contro Bowser. Beh, già iniziamo bene. Raga, io non mi ricordo per niente.
Ma che cosa? Raga, sta mai... Ok, raga, sono riuscito. Però poi mi manda KO alla grande, poi enormemente poi mi manda KO. Attenzione. C'è la musica della roba dello sta. Comunque, raga, siamo a 15 minuti di registrazione e ancora no. Yes, ragazzi, sono riusciti a mettere giù quella tartaruga. Bene, e quindi anche Bowser è stato sconfitto. Tempo di resuscitarlo. Bim bum bam, Bowser è con noi. Godzilla essere tipo. Ma attenzione, Master End. Che cosa gli sta succedendo a Master End? Ragazzi, proprio... estremo, ragazzi, cioè raga, fra un po'. Ok, la squadra, vabbè, comprende anche sti tre. Salviamo e riandiamo nel subspazio. Bene, ultimo livello e dopo chiudiamo. Bene, Kirby è anche con noi. Sputa la medaglia di King Dedede che abbiamo trovato tipo un sacco di tempo fa. Wow, molte trame si stanno unendo per poter finire in un finale soddisfacente. Oh, vabbè, quelle cose. Ora con il solo Kirby dobbiamo riprenderci i personaggi. Cacchio. Non fosse che... scusa, devo... Raga, sto evitando i robi. Ma però ci sono un po' di troppe cose che mi turbano in questa roba. Quando tipo... Ok, ci siamo ripresi anche Meta Knight. Wait a minute. Sta andando bene. Ok, abbiamo evitato quel bazooka. Questo bazooka gigantesco. Ok, raga. Abbastanza cringe quella frase di sti giochi. Anche se mi faceva sempre divertire quando diceva bazooka gigantesco. Ah, ecco, definita così. Se mi butto... Ok, c'è qualcosa. Credo di essere fottuto. Yoshi! Raga, sta diventando qualcosa che... Era... Ops, oh, riprenditi, ok. Yes, sir! Bene. Ok, raga. Siamo qua. Ora dobbiamo combattere questi robi che abbiamo incontrato, che hanno tipo 3 di salute, ma sono comunque entrati in questo livello perché patate. E quella battuta però funzionava in inglese, di patate. E vabbè, boom! Ok, ma c'ho 4 vite. Ed è stato buono perché adesso è diventato un livello a scorrimento, cacchio. Ok. Comunque questo livello è molto ma molto lungo. Cioè, io mi immagino se Poldo riesce ad arrivare perché se Poldo fa anche lui questa
questa cosa. E tipo per superare i livelli impossibili cosa ha fatto? Cioè che... Vabbè, comunque mi ringrazio a Poketons comunque che per un livello ci ha insegnato come fare. Grazie al maestro Poketons siamo riusciti ad arrivare qua. Vabbè, lore e altre cazzate, ma vabbè. Spero di evitare tutti i nemici, aspetta. Oh no! Ma quanti nemici ci sono? Raga, ma questo... Ma comunque siamo... Comunque abbiamo fatto bene, cioè... Ok, siamo riusciti... Ok, ci diminuiamo la nostra salute, dai, diminuiamo. Mangia, mangia! Mangia sto pane! Preso ovviamente da Photoshop! Anzi, da Google Images, no, da Stock Images. Oh, sti altre cose, un PNG, vabbò. Shit! Vabbò, tanto che se ne importa, tanto ce ne abbiamo altre... Altre 4 di vite. Ok, ce l'abbiamo fatta a salvarci. Prendi quel pomodoro. Ton pomodoro. Quel pomodoro ti fa bene. E boom, un colpo e sei andato giù e nel subspazio. Rob! No raga, niente riferimenti a wrestler. Yes, Clambers! Ok, raga, stiamo riuscendo a trovare tutti i membri del team. Boom. Oh, evitato in grande! Snake! Yes! Snake is here, baby! Sonic the Match! Purtroppo Sonic non è nel team. Mi dispiace. Allora, quali sono le top 3 migliori aggiunte alla nostra squadra? In realtà deve essere top 2 perché le uniche aggiunte alla squadra che penso sono state Snake e Donkey Kong. Io non c'ho un'altra nuova aggiunta alla squadra, forse potrebbe essere Ness. No! F. Rispondami all'altra piattaforma. Ok, mi ha rispondato all'altra piattaforma. No, io odio sto qua. Io proprio lo odio con qualcosa con come i memes sui social credit. In realtà non è vero, non odio i memes sui social credit, però sono diventati un po' troppo, diciamo, eccessivi. E gli sfugge. Pidomop. Boom. E andiamo Kirby. Oh yes, siamo alla luce. E la luce vuol dire che stiamo per andare ad una cutscene. Bene ragazzi. Oh shit. Oh no. Bowser non vuole risvegliare. Ma che gli fai le mosse di wrestling? Vabbè, Bowser è un po' basato sul wrestling. Mi ricordo un Pokémon che era basato su un wrestler. In realtà tutti i Big Man in Super Smash Bros. Sono basati sui wrestler. Ed ecco, Link sta per unirsi veramente a Ganondorf. Raga, che shock! Solo in Super Smash Bros. Possono succedere ste cose. Ed ecco, dobbiamo andare... On the highway to subspazio. Vabbò. Raga, fate il remix. Vabbò. Highway to subspazio. I'm gonna highway to subspazio. Vabbò. Oh. Wario! Che? Yeah, macho man. Vabbè, mi se ne frega dei riferimenti al wrestling in Super Smash Bros. Ma attenzione. Yeah! Biker Taker! Ragazzi, basta. Bene, livello completato. Dopo 3800 riferimenti al wrestling abbiamo finalmente finito in questo livello di Super Smash Bros. Brawl. Ma ragazzi, è stato qualcosa. Ecco, il grande labirinto. Questo era il livello che mi avevano detto che era difficilissimo. Lo faremo, non so quando lo faremo perché mi hanno detto che devo partire.
Ma comunque, ci vediamo domani col finale di Super Smash Bros. Brawl.